Eminenza reverendissima, carissimi confratelli, carissimi tutti, vorrei parlare dell'importanza dei libri sul comodino, perché io ho imparato a conoscere padre Arsenio quando, moltissimi anni fa, essendo per un corso di esercizi a Leggiuno, ho trovato lì sul comodino una biografia di questo sant'uomo e sono stato molto incuriosito, e quindi l'ho letta proprio in quei giorni lì, trovandone grande edificazione, nonostante le sfortune che hanno accompagnato la sua vita, perché non si sa neanche bene come chiamarlo, perché i gesuiti mi pare che gli abbiano cambiato il cognome, Miglia Vacca forse suonava male, allora si chiamava Miglia, invece i cappuccini gli hanno cambiato il nome e quindi l'hanno chiamato Arsenio. Allora mi sono un po' incuriosito di come mai questo nome Arsenio. È vero che i cappuccini sono dotati di grande fantasia, quindi non ci si deve stupire di nulla di quello che fanno, ecco. Però immagino che il nome Arsenio fosse quello dell'antico eremita del IV secolo che si è rifugiato nel deserto avendo ricevuto una specie di ispirazione, una voce dal cielo a lui che cercava la perfezione, questa voce dal cielo suggerì: fuggi gli uomini. Forse al nostro beato la voce avrebbe dovuto dire: fuggi le donne, però invece lui si è dedicato instancabilmente all'edificazione anche delle donne. Quindi ecco, adesso il mio scopo è quello di dar voce a questo beato Arsenio, che è stato zitto tutta la vita, adesso che è beato può anche dire le sue parole, dire grazie ai cappuccini che sono stati promotori appassionati di questo loro confratello, più appassionati forse dopo che è morto di quando era vivo, ma comunque hanno promosso questa causa, quindi grazie alle suore di Maria Consolatrice che lo riconoscono fondatore, lo venerano per tutto il bene che fanno dappertutto dove sono, grazie al nostro ufficio per cause di beatificazione, canonizzazione, Don Ennio e i suoi collaboratori, grazie soprattutto al Cardinale Amato e alla congregazione che ha condotto a questo esito il lungo itinerario di questa causa. Ecco, quindi voglio ringraziare tutti a nome anche del beato Arsenio. Penso però che i beati in cielo, più che avere l'incarico di ringraziare, hanno l'incarico di fare grazie. Quindi immagino che Arsenio, ora riconoscente a tutti quelli che l'hanno accompagnato nella sua vita e hanno avuto stima di lui anche dopo la sua morte, voglia fare grazie. Quindi penso che ciascuno di noi ha bisogno di un momento di raccoglimento e di meditazione in questa giornata per rendersi conto di quale grazia ha ricevuto oggi dal beato Arsenio. Beato Arsenio, come si sa, ha vissuto sempre in modo un po' nascosto, il suo bene l'ha fatto sempre di nascosto e persino il miracolo rischiava di passare inosservato se non fosse stato lo zelo di Monsignor Apeciti a ritrovarne le tracce e a metterlo in evidenza. Quindi penso che padre Arsenio stia facendo a ciascuno di noi qualche grazia nascosta, però chi la riceve deve imparare ad essere grato e a configurare la sua vita, le virtù di questo beato che oggi è iscritto tra coloro che veneriamo. Forse ci ha fatto una grazia
attraverso quella suora là dell'insalata, forse una grazia attraverso quei padri sgarbati lì dell'Oremus, forse attraverso quel padre gesuita che gli ha detto non c'è più posto qui per il refettorio per te, forse attraverso le virtù che il cardinale Amato in modo così incisivo ha ricordato dell'umiltà e della carità. Però ecco, io sono convinto che ciascuno di noi quest'oggi se ne va a casa con una grazia ricevuta e faccia in modo di portarne frutto.